Buonasera, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con Dica 33, format della rete dedicato alla medicina, alla salute, allo star bene. Stasera, in questo nostro appuntamento, ci occupiamo di Caregiver Day. Cosa significa una parola in inglese? Cerchiamo di svelarla subito, ne parleremo naturalmente con particolare attenzione nella puntata. In poche parole è la giornata di coloro che si prendono cura, semplicemente cura di qualcun altro. Sono sempre di più infatti, le, anche a causa dell'allungamento medio della vita, le situazioni in cui nasce la necessità di una presa, così si dice, in carico per persone che non riescono più ad essere... Purtroppo completamente autosufficiente. La regione, peraltro Emilia Romagna, ha dato vita a questa iniziativa, proprio il Caregiver Day, che deve svolgersi ogni anno a fine maggio e che a Rimini è giunto quest'anno alla terza edizione. Un'iniziativa che vede riuniti vari enti, comuni, enti locali, aziende ASL della Romagna, Volontari Mini, che è il soggetto che raggruppa le associazioni. Di volontariato all'interno delle quali molte ormai raggruppano proprio persone che fanno assistenza a familiari malati o con disabilità e che non riescono appunto a vivere senza un'assistenza. Ebbene, stasera vogliamo chiarire questi aspetti, quindi abbiamo invitato in studio due ospiti che ci aiuteranno in questo percorso. Eh, di fianco a me c'è il dottor Stefano De Carolis, geriatra responsabile del CEDEM. Buonasera. Buonasera, dottore, Buonasera. il Centro per la uh, ricerca Memori. della, memoria, la memoria. Ecco, centro della memoria di Rimini nell'ambito dell della Romagna. Di fianco al dottor De Carolis c'è invece il signor Severino Culiani, membro del direttivo di Volontarimini. Rimini. Buonasera ad entrambi. Buonasera. Buonasera. Eh, Dottor De Caro, ci iniziamo proprio da lei. Partiamo da questo termine, no? partiamo dal, da, dai caregiver. Ecco cosa sono e cosa fanno è una domanda fondamentale, anche perché il termine può lasciare abbastanza, diciamo così, perplessi. Insomma, tutto rimanda al concetto prettamente diciamo così angloamericano di cura di un paziente. La cura può essere una cura farmacologica, quella che viene chiamata cure, oppure una cura assistenziale che prevede l'assistenza a un soggetto soprattutto se non è più autosufficiente, e questa è la care. Il caregiver è appunto colui che presta assistenza. Anche qui può essere definito Formale o informale, appunto, a seconda che la prestazione fornita dal caregiver sia professionale, quindi pagata, o invece diciamo totalmente gratuita. Il Caregiver Day è dedicato proprio ai caregiver familiari, quelli per definizione informali, che sono quelli che dedicano gran parte della loro giornata all'assistenza gratuita, quindi non pagata, non retribuita, di un proprio familiare che si trova in condizioni di non autosufficienza e che quindi richiede un'assistenza non tanto terapeutica, quando proprio nelle attività proprio quotidiane che lui non riesce più a despletare, nelle 24 ore in cui è formata la giornata. È una figura quindi, dottor De Carlos, particolarmente importante, di cui soprattutto c'è molto bisogno. Sì, direi di sì, anche perché è stato calcolato dalla Regione Emilia Romagna, quando diciamo, con la legge regionale del 2014 è stata istituita questa importante giornata, che il 65% delle persone non autosufficienti vive a casa propria, quindi non è ospitata in istituti di cura o residenziali e che questo caregiver informale, quindi la principale figura che presta loro assistenza, di solito è una figura della famiglia, in particolare donna, mogli o figlie che appunto prestano assistenza gratuitamente al proprio congiunto. Insomma. Questo è molto importante e spiega la, la grande importanza di questa persona perché soprattutto a domicilio è impensabile che i vari enti assistenziali, insomma dall'ASL alle varie categorie, possano prestare gratuitamente un'assistenza che ovviamente deve avere una copertura di tante ore durante la giornata. E quindi è importante diciamo, usufruire di queste risorse perché diciamo, con motivazioni, ripeto non economiche ma soprattutto affettive, certo. prestano assistenza a tutto campo, al loro congiunto, in una fetta oraria che delle volte supera addirittura... Le 24 ore, un famoso libro dell'assistenza dei pazienti sì. con Alzheimer di cui mi sì. occupo io, che dice la giornata di 36 ore è la giornata del caregiver che presta assistenza al malato con Alzheimer. Vabbè, una, una giornata particolarmente impegnativa e intensa dal sì. punto di vista anche io credo, no? ma anche umano, cioè al di là dell'aspetto de, 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 dell socia assistenziale, c'è cioè, proprio un impegno fisico che 36 ore. <ride> È un, paradosso, è, effettivamente. Un è un paradosso che serve comunque ad illustrare proprio l'impegno quotidiano che porta diciamo così, a impoverire completamente sì. la vita di queste persone sì. che soprattutto se la patologia diciamo, che comporta una non autosufficienza è, è molto grave determina appunto un impegno che non ti dà respiro insomma che quindi non ti dà neanche il tempo di andare a fare la spesa, neanche sì. il tempo di occuparti delle proprie cose, di avere un proprio mondo personale in cui rifugiarsi nei periodi non assistenziali. di Vivere io dico la quotidianità. Eh, abbiamo visto quindi che è particolarmente importante l'aiuto dei familiari, a questo punto entra in gioco il signor Culiani che, che, ci, che ci, ci racconta un po' di questo aspetto, nel senso eh, le associazioni familiari che si occupano di persone e che hanno bisogno di caregiver. Sono tantissime, infatti sono tante le persone che hanno bisogno in ogni campo e non solo nell'Alzheimer ma in tante altre posti, eh, come, eh, responsabile di uno de, come facente parte di volontarimini io essendo nel Consiglio Direttivo vediamo quante associazioni vengono a chiedere gli aiuti o i consigli oppure tante altre cose che sono inerenti a questo e, eh, e che ci vengono a chiedere anche volontari su tante altre cose. Apposta perché è il volontariato che è importantissimo per risolvere tutti questi problemi e Volontarimini si presta tantissimo su questi discorsi e su queste cose, con consigli, con progetti, con tante altre cose perché il bisogno ce n'è sempre e in abbondanza in tutti questi campi che ci sono nella Casa delle Associazioni di Rimini. Tantissime, tanti, sono tante le persone e tanti anche. Siamo anche fortunati perché troviamo molte volte il volontario che ci presta a tutte queste cose e il ruolo di Volontarimini è fondamentale su questo. Sì, quello chiaramente di assistere in, in, in maniera assolutamente, eh, come diciamo noi, in maniera assolutamente spontanea. Quindi volontaria, una situazione che crea molti problemi per molte famiglie. Sì, come che crea molti problemi Carlese. e non solo, da, da, solo, in, non solo in, quella, in quel lato, ma in tutti, in tutti i sensi, in tutte le associazioni di volontariato. Infatti come, come si può evincere dal sito stesso sì. di Volontarimini è sempre alla ricerca anche di nuovi volontari per superire a tutti questi discorsi. Eh, basta andare un attimo sul sito di Volontarimini e basta sì. che sono sempre alla ricerca anche di questi volontari da impiegare in tutte queste missioni. Perché senza il volontario molte, molte di queste cose non si possono fare perché ci sono delle famiglie che non si potrebbero permettere di prendere una persona e pagarla per 24 ore al giorno. Certo. Cosa gli verrebbe a costare? Quindi è importante questo ruolo del volontariato, certo, certo. molto importante. L'aspetto dei consigli, eh, in qualche maniera, c'è qualcuno che lo diceva, no? Uh, un, un consiglio a una persona che abbia un familiare eh, con la necessità appunto e il bisogno di avere aiuto ecco, che consiglio può dare? Oh, prima di tutto gli trovano forse anche la persona adatta che lo possa aiutare a seguire ed, o la persona adatta che gli trova il volontario adatto per aiutarlo nel, nell'espletamento di questa missione che loro hanno e, ed, è, ed è importante questo fatto perché a volontarimi fanno capo circa 190 associazioni di volontariato, non sono poche. E fra tutti eh, ci si dà anche una mano rispetto all'altra, cioè in questo senso è una formula di, di mutuo soccorso, un'associazione anche con l'altra, cioè. cioè chi sa di un problema interno si parla anche cioè. nel nell'assemblea dei volontarimini e molte cose, cioè il consiglio viene, viene da lì. Su questo, su questo, discorso di mutuo soccorso fra un'associazione e l'altra, certo. eh, si collabora, fa, ah, fra tanti. Adesso non sto qui a fare certo. i nomi perché non mi sembra giusto di fare eh, chi collabora fra di loro, però succede tantissimo certo. che le associazioni si, si aggregano per aiutarsi. Noi peraltro stiamo vedendo anche alcune immagini, sul Cugliani, di. De... Di, di, di qualcuna delle tante iniziative che voi come Volontarimini, come gruppo di associazioni Io che fanno capo a Volontarimini fate, insomma, qui siamo a Rimini, c'era lo sì. sfondo del Ponte di Tiberio. Eh, si, sicuramente è importante il contributo che date da questo punto di vista, perché insomma, aiutate. Sì. Eh, si, si direbbe estremizzando togliete le castagne eh, dal fuoco eh, di, ah. di, di, molte, di molte famiglie. Molte volte ci riesce a farlo. Eh, ecco. Qualche volta purtroppo anche, anche no, non ci si chiaro. riesce. Non ci si riesce perché chiaro, manca chiaro. o la persona adatta o il volontario in più sì. per eseguire certe cose. Ho capito, sì. Non è, effettivamente... è difficile, quindi fare il volontario, io dico sempre, io sono anni che faccio il volontario. Sì. Non lo faccio solo volontario, lo faccio anche in altre cose, certo, volanti... non è, non ah, è giusto che lo dica tu due, adesso. Però io sono 15 anni che mi occupo di volontariato certo. e mi sta prendendo... Quasi tutti i giorni sono impegnato nel volontariato, quindi se deve avere uno stipendio, dico sempre: dovrei guadagnare un po' di soldi, tanti soldi, ma invece lo faccio il piacere sì. perché ho il tempo di farlo. Il sorriso, evidentemente, io credo sia la, la ricompensa più grande. Cioè. E adesso spostiamo la domanda invece al dottor De Carlo: se invece lei, anche in veste di medico, quale consiglio può dare a una famiglia, insomma, per un familiare. E che ha bisogno, a una persona con un familiare che ha bisogno d'aiuto? Risponderei con una battuta, venendo al Caregiver Day. <ride> La provocazione può essere quella, insomma. Le finalità di questa giornata sono proprio quelle di sensibilizzare le persone, anche quelle che. In realtà rivestono questo ruolo e magari non ne sono consapevole. Per essere un pochino più diciamo sensibilizzate al loro ruolo, ma soprattutto per trovare quella rete di, di aiuto insomma o di referenza che è indispensabile per poter, diciamo così, continuare nel loro lavoro, perché effettivamente per loro è un lavoro. Io collaboro mi occupo ovviamente di malattie della memoria, usiamo questo eufemismo e collaboro sì. da tantissimi anni con una delle associazioni che partecipano a Volontari Rimini, che è l'associazione Alzheimer Rimini, insomma. e devo dire che nel mio piccolo quello che viene chiamato il terzo settore, quindi quello del volontariato, è veramente di grande aiuto nei confronti delle famiglie, quindi il mio consiglio è sicuramente quello, tutte le volte che si ci si trova a ricoprire un ruolo di questo genere, quindi con un malato, perlomeno una persona non autosufficiente in casa a cui bisogna prestare assistenza, di rivolgersi ovviamente al pubblico, perché comunque il pubblico deve avere un ruolo di coordinamento che è indispensabile, ma soprattutto di attingere a piene mani a quelle grandi risorse che sono quelle provenienti dal terzo settore. Quindi attingere a quello che è il volontariato, che sicuramente una mano la dà sempre e sempre con grande disponibilità, anche se anche qui le risorse non sono tante. È impensabile che un caregiver familiare, quindi un qualcuno che comunque deve assistere una persona, come abbiamo visto in un tempo piuttosto lungo, certo. anche quotidianamente, e che magari si trova ad avere anche problemi economici, perché non dimentichiamo che più si aggrava la malattia più ovviamente il tempo del caregiver deve essere dedicato al malato e sì. quindi molte volte saltano i posti di lavoro, saltano sì. anche i rapporti familiari sì. quindi questa è una cosa abbastanza comune insomma quindi non devono ovviamente assolutamente eh, vergognarsi di eh, rivolgersi alle associazioni per avere tutti gli aiuti possibili e direi che tutte le associazioni di volontarimini ma non solo che hanno aderito a questa giornata del caregiver sono sensibili al problema e si spendono tantissimo per poter aiutare questa figura fondamentale assolutamente Parliamo adesso, dottor De Caris, delle principali patologie in cui è necessario un, un caregiver. Beh, io come geriatra, eh, ovviamente, certo. e come, diciamo, esperto professionale di, di demenza, non posso che tirare l'acqua al mio mulino, insomma, però Dive, ricorderò eh, un pochino quelle che sono tante altre patologie, insomma, che ovviamente, e molte delle associazioni che tutelano questi pazienti sono presenti, appunto, sia come adesione che come partecipazione alla giornata del caregiver, insomma. Mi vengono in mente tutte quelle che sono le patologie croniche, neurodegenerative, che vanno da, dal bambino, dal giovane adulto fino all'anziano. Quindi, pensiamo alla sclerosi laterale miotrofica, alla corea di Huntington, alla malattia di Parkinson: tutte patologie che eh, sono magari. Tipiche dell'anziano, ma che soprattutto possono anche mh, colpire una fascia di età molto più giovane, insomma. Okay. Malattie per fortuna rare, ma che quando diciamo, investono il soggetto lo portano ad avere un grado di autosufficienza assolutamente nullo e che quindi richiedono una figura professionale di questo tipo. E ovviamente la fetta più grossa la fanno i pazienti anziani. Insomma, io ripeto, sono geriatra, vedo che neanche certo. nelle adesioni quest'anno molto più numerose sì. di quelle dell'anno scorso delle varie è associazioni positiva è, cosa molto qua, positiva, è molto il coinvolgimento. positivo. Esatto. In qualche maniera sta interessando Esatto, esatto. ci sono tantissime associazioni, non solo di volontariato, che si occupano di assistenza alla persona anziana. Insomma, mi viene in mente l'Auser, che nel nostro territorio svolge un'opera veramente meritoria, ma alle tante strutture come le case residenza anziani, insomma, che partecipano proprio con degli open day per la giornata del carri per far vedere che comunque anche l'allocazione del soggetto in una struttura non è chiusa, è fine a se stessa, sì. ma è aperto comunque anche a chi vuole imparare, chi vuole apprendere, sì. chi vuole confrontarsi con questi malati. Sicuramente gli anziani sono quelli che per definizione hanno più patologie croniche. Sì. Le patologie croniche sono quelle che più diciamo, espongono al rischio di non autosufficienza, e sì. quindi. Alla necessità di avere una figura non professionale che si occupi di loro. Insomma. È ovvio che, e qui tiro l'acqua al mio mulino, la parte del sì. leone la fanno le demenze, purtroppo sì, sì, sì. che nel nostro territorio non sono per fortuna numericamente sì, tantissime, sì. perché le demenze sono ancora una malattia, diciamo, eh, non particolarmente numerosa se pensiamo all alla patologia oncologica, certo, alla patologia certo. cardiovascolare, ma che lo diventa sempre di più per la propria necessità di assistenza. Teniamo presente che un malato con Usiamo il paradigma della malattia di Alzheimer, che è la principale forma di demenza, ha una durata di malattia che va dai 10 ai 12 anni, insomma, dove si perde progressivamente la propria autosufficienza. Questo significa, appunto, che un paziente comincia con un'autosufficienza relativamente compromessa e finisce completamente allettato, in un periodo molto lungo, ovviamente, che richiede un impegno da parte dei familiari, sempre più lungo e sempre più pesante. Signor Curiani, siamo. Arrivati quasi in conclusione, completiamo con la giornata del caregiver e lo facciamo con le principali iniziative che avete messo in cantiere, in campo. Allora, eh, oltre a questa giornata, io fra l'altro eh, devo confessare candidamente che non ce l'ho il programma di questa giornata e quindi di conseguenza eh, lo vedrò appena esco sì. dalla trasmissione domani, andrò subito a vederla perché eh, sinceramente eh, non ne sono al corrente ancora completamente perché abbiamo l'incontro domani pomeriggio ah. su questo discorso qua e di salterà fuori tutto il programma io eh, adesso eh, potrei dire delle cose che non sono giuste Orientati su quello che abbiamo organizzato ecco, orientativamente. So, or ecco, orientativamente per far conoscere certo. questo disagio che c'è alla popolazione cittadina ci sarà questa, questa giornata questa, con questa manifestazione però di preciso ancora fino a domani pomeriggio diciamo che siete ancora in canciere cantiere, siamo in work cantiere. in progress si dice, Cho visto che continuiamo a usare parole che non fanno <ride> parte della nostra della, lingua. Della nostra lingua. <ride> e mi dispiace non averne di più perché è stato proprio messo come ah. volontarimi proprio certo. domani pomeriggio, sì, sì, avete, per sì, eh, stabilire esatto. tutto il programma. Insomma, quindi, lo renderemo noto nei, prossimi, prossimi, noto nei prossimi, prossimi giorni, nei prossimi giorni, giorni piacere, certo. anche sulla stampa locale eventualmente, certo, anche, cioè, anche, o anche tramite voi. voi. Assoluta eh, assolutamente. Così, ecco, mi dispiace, no, ma non, non posso proprio... Assolutamente... Eh, non sono ancora andato volontarimili per... Comunque sono, sono, sono certo idee e iniziative, dottor De Carlo, particolarmente sì, importanti. importanti sì, diciamo, sì, sì, diciamo che però non, non arriviamo all'ultimo minuto, nel senso certo, che sono già certo. diversi mesi certo. che volontarimini con le altre associazioni esatto. che hanno aderito stanno certo. lavorando all'idea. Quest'anno effettivamente la carne al fuoco è veramente tanta, tanta. Esatto. nel senso che se siamo partiti due anni fa con soltanto un comune sì. che aderiva, che era il comune di Riccione, l'anno scorso abbiamo avuto un'adesione un pochino più ampia, quest'anno i comuni sono diversi, insomma, si parte da Sant'Arcangelo ma anche Pennabilli, Villa. Verucchio, Nova Feltria, Bellari, Gemarina, Riccione e Rimini, quindi sono una serie di comuni quindi che hanno aderito. Siamo coste entro Esatto, esatto, esatto. Tra l'altro l'idea vincente è stata quella di organizzare diciamo, proprio la sensibilizzazione, proprio fisica attraverso il classico banchetto dove sono presenti sì. i di tutte le associazioni, proprio nei giorni di mercato di queste città o insomma, di questi paesi. Certo. Insomma, per cui... Cerchiamo di sensibilizzare il maggior numero di persone, anche proprio diciamo così, che non sono specificamente interessate all'argomento, proprio in quello che è il, diciamo, il, la raccolta fondamentale, il punto di aggregazione fondamentale appunto del, del paese, della città. Certo. Ovviamente, a corollario alla classica diciamo, giornata dedicata paese per paese, città per città, al Caregiver Day, ci sono tutta una serie di iniziative molto belle che vanno da feste in piazza, che vanno appunto da ehm, conferenze o addirittura. Diciamo così, interventi anche di una certa importanza per esempio verranno, dei, verranno presentati scusate, dei progetti importanti anche a livello europeo che se tutto va bene cominceremo qui a Rimini proprio per le persone affette da demenza e che coinvolgeranno un pochino tutta la cittadinanza insomma a Rimini in particolare sabato 30 maggio ci sarà proprio quello che viene chiamato il Caregivers Bike anche qui siamo sempre sull'inglese che è una mattinata proprio sì, dedicata a una sì. pedalata ecologica sì. 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 che eh, abbiamo voluto connotare in maniera un pochino più spiritosa, il Caregiver si occupa di assistenza sanitaria, faremo una pedalata diciamo, attraverso i luoghi che hanno caratterizzato la salute nella città di Rimini, quindi si partirà dalla domus del chirurgo che è stato diciamo, il primo a Rimini a esercitare ufficialmente l'arte sanitaria, poi passeremo al vecchio ospedale della misericordia che è la sede della provincia, faremo una capatina al convento dei servi dove ci sono delle bellissime iniziative organizzate dall'ASPA Valloni e concluderemo appunto al vecchio lavatoio al Valloni che rimane un polo fondamentale di aggregazione per le persone che ovviamente non hanno più la loro autosufficienza. Molto importante, Quindi siamo in chiusura all'importanza del volontariato, non, non, come dire, rimarchiamo l'importanza del volontariato, senza il volontariato molte iniziative difficilmente senza si potrebbero fare. Senza volontariato molte iniziative non si possono fare, perché lo Stato non lo fa, pensiamo a tante altre… Facciamo, facciamo una, un, un pensiero molto semplice. Certo. L'associazione dei volontari del, della donazione del sangue. Se non ci sono loro il sangue negli ospedali non c'è. Il dottor Del Carlo se lo può confermare. Certo. È un'iniziativa che è privata. Questa è per fare un esempio, certo, certo. ma su questo ci sono le associazioni della donazione del midollo osseo, l'associazione della de, 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 de donazione degli organi, tutte queste associazioni che si stanno facendo veramente, eh, stanno facendo delle cose bellissime e que, tutte queste cose qua vengono fatte grazie a delle associazioni, dicate, certo. di associazioni onlus, cioè… Certo. Tutti i volontari lo fanno gratuitamente. È una cosa importantissima in Italia. Assolutamente molto cioè, importante. Io dico sempre: volete fare volontariato? Il posto c'è, c'è per tutti. Andate <ride> che avrete delle soddisfazioni. Noi ci fermiamo qua, siamo, siamo in chiusura. Io ringrazio il dottor uh, Stefano De Caro qui grazie alla mia sinistra, grazie uh, Geriatra, responsabile del CEDEM, che è il centro uh, della memoria di Rimini nell'ambito dell'Aus della Romagna e grazie naturalmente al signor Severino Culiani, membro del direttivo di volontarimi, abbiamo cercato un po' di raccontarvi di questa importante iniziativa che si chiama Caregiver Day io mi fermo qua, vi ricordo Medicina di Caterina 33 su Facebook potete interagire con noi entrare in contatto eh, sottoporci domande, e cercheremo in qualche maniera di evadere in una delle nostre prossime eh, puntate, io vi ringrazio, naturalmente vi do appuntamento tra sette giorni, arrivederci